Ancora un successo per la scorrida di Quarata, la manifestazione promossa da Indomita Quarata, diventata ormai un appuntamento tradizionale dell'estate aretina. Bellissima serata, tantissimo pubblico, siamo stanchi veramente, però sono stati 13 concorrenti, era difficile scegliere il vincitore. Cos'è che piace di questa manifestazione? Perché, qual è il segreto del suo successo? Il segreto del successo, secondo me, come dicevo prima, è mettere in piazza la propria esibizione amatoriale. Loro lo fanno amatorialmente, io li stimolo, cioè, ormai questi soggetti li conosco e facciamo una sera cena e viene fuori veramente il massimo. A vincere questa edizione il trio comico I Gianduiotti. Buonasera Quarata! Mamma mia quanti siete! Oh, durante le cose qui sono due, eh? O sono loro che sono in moltitudine, o io che ci vedo parecchio doppio. Scusa, posso il bagaglio a mano perché ora vado in vacanza. Vai, vai, tanto c'è il nostro valletto che te lo tiene. Lo sai, Natalie, dove vado in vacanza? Dove vai? Te lo volevo proprio chiedere. A Brindisi. Ha vinto il sorriso questa sera? Sì, ci abbiamo provato. No, la gente si è divertita. E questo è quello che insomma fa bene al paese, anche un paese come Quarata. Sono contento perché si sono divertiti in molti, la serata è stata bellissima e insomma anche la giuria era una giuria di persone qualificate e sono stato contento insomma di queste manifestazioni. E ringrazio Francesco Duranti e tutto lo staff per questa scorrida che è stata veramente secondo me la più bella da quando partecipiamo. Avete cantato, ci avete fatto ridere questa sera, come vi è venuta questa idea? Ma il ringraziamento va sicuramente al capitano, come lo definisce Francesco, che è Davide, che anche quest'anno si è immedesimato, si è impegnato per cercare di trovare il pezzo migliore per questa sera, però l'importante è che abbiamo fatto divertire il pubblico e tutto Quarata. Ma cosa fate nella vita? Questo è un hobby, un divertimento? Sì, questo è un passatempo che noi ci dedichiamo per passatempo, per cercare di regalare divertimento alle persone in cui ci assistono nelle serate. E facciamo io alla fine il vino. Non voglio mica brunello, ma nemmeno tavernello. Io voglio un vino premiato che sia valicato da bere soltanto con te.